Ciao a tutte pasticce. Allora, non è sera, può sembrare, ma non è sera. Allora, innanzitutto devo scusarmi appunto per la luce, perché è davvero una luce pessima, ma fuori ha deciso di accompagnarmi durante questo fantastico video il diluvio universale. Quindi sì, è presente qui con noi il diluvio universale. Vi piace? Ditemi se vi piace il mio smalto, ma mi piace tantissimo, mi fa impazzire. È bellissimo, è il mio smalto preferito. Ah, quindi a breve ci sarà il video anche sulla mia collezione di smalti aggiornata. Comunque, lo smalto che sto indossando è questo qua. Se per caso vi foste innamorate anche voi, guardate fino a dove sono già. Cioè, morirò, me lo ricomprerò. L'ho preso a 1 euro con i coupon di Poop, però è davvero bellissimo. Ed è il numero 10. Vabbè, niente, se per caso vi piacesse, perché a me piace da impazzire a tutte le mie amiche, quindi vabbè. Vabbè, dopo questo sprazzo, questo intervallo, questo è il video tag richiesto anche questo sulle mie cover, quindi sono qua appunto per svolgere questo video tag. Però prima di tutto voglio ringraziarvi perché state commentando di più, state aumentando sempre di più e state interagendo di più con il canale, quindi si vede che ci tenete me. Anche se non ci tenete, vi ringrazio lo stesso, cioè ringrazio tutti, ringrazio il mondo, grazie di esistere, grazie. Ok, no ragazzi, sto sclerando, cioè è tragica la cosa. Comunque, niente, non mi piacciono i miei capelli, bene, fantastico. Quello che ogni ragazza desidera, cioè che i suoi capelli siano a posto, ma immancabilmente non è mai così. Bene, niente. Dato che sono in casa da sola e c'è questo diluvio universale che mi fa compagnia, ho deciso di fare un video. Sì, avevo voglia di fare un video e di stare un po' con voi, anche se non sto con voi. Però vabbè, no ragazzi, davvero sto sclerando. Io direi di iniziare col video piuttosto. Allora, questo appunto è un video che mi è stato richiesto. Quindi, eccomi qua. Allora, tutti i link per quanto riguarda il blog sono giù nell'info box e tra poco metterò fuori, promesso, il continuo dei dupe. Niente, io direi di iniziare. Prima cover è questa qua, che voi secondo me vedete un po' più rosa shocking. Comunque sì, in ogni caso è rosa shocking. Qualsiasi caso lo vedete sempre rosa shocking, che voi la vediate viola, ok, se la vedete viola, no, non è viola, però è proprio rosa fluo, una cover che non passa inosservato. Ed è questa cover, come potete vedere, morbida, morbida comunque in silicone o in gomma, chiamatela come volete, con raffigurato questo simpaticissimo uccellino, suppongo. Comunque ditemi voi, ma io l'ho già visto, io questo uccellino, chiamiamolo uccellino. L'ho già visto da qualche parte e non mi viene in mente tutto il tempo che penso dove possa averlo visto, mi ha fatto passare film, chi più ne ha più ne metta, ma non mi viene in mente. Aiutatemi voi a, magari anche voi l'avete visto oppure sogno, l'ho visto in un sogno e io dico che l'ho visto da qualche parte. Non lo so, aiutatemi voi perché a me non viene in mente dove possa averlo visto. Comunque, questa qua è la prima cover che io ho preso per il mio telefono, non che io ho preso, comunque che mi hanno regalato per il mio telefono. E la trovo molto carina, mi piace tantissimo, io adoro il rosa e le sue 50 sfumature. A proposito, vi consiglio tutta la saga delle 50 sfumature perché è davvero bellissimo, li ho letti tutti, molto carini. Niente, stavo dicendo, è molto bella. Soprattutto perché essendo in gomma, secondo me, quando per esempio il telefono cade, attutisce di più la caduta. Non so, a me dà quell'idea che le cover in gomma attutiscano di più la caduta, rovinino meno il telefono. Non chiedetemi per quale strano motivo io abbia questa idea, magari è anche vera come idea, non lo so. Però secondo me, le cover in gomma proteggono di più il telefono. Le cover dure, cioè non in gomma, sono più una questione estetica. Non lo so perché, ma ce li ho, le cover non in gomma. Però io la penso in questo modo. Mi piacciono entrambe comunque. E questa qua è la prima che io ho avuto.
La seconda mi sembra sia stata questa cover qua, appunto, non in gomma ma in silicone. No, silicone morbido, beh, in plastica, ecco, non mi veniva. È di questa marca qua, Laser, o come la volete pronunciare. Ha la particolarità di avere una superficie che è tipo gommosa. Non è, cioè è strana perché è dura, vedete? Cioè non è morbida come la precedente, però è dura, ma ha una superficie neanche in velluto, è gommosa proprio. È una cosa strana. Sto pensando a un oggetto che può avere una superficie del genere, ma immancabilmente quando tu stai registrando un video e sei tutta lì bella concentrata, non ti viene niente, quindi non mi viene l'oggetto con una superficie simile a questa. Comunque spero abbiate un po' capito cosa io vi voglio intendere. È una superficie appunto gommosa e niente, fatta in questo modo, è semplice, bianca. Non mi fa impazzire, non consiglio le cover bianche, soprattutto a chi ha un telefono bianco, io trovo che sia una cosa abbastanza inutile. Il mio telefono è nero appunto e non consiglio le cover bianche per questo semplice motivo, vedete? Tutti i bordi sono macchiati. Lo vedete anche meno, magari qua lo vedete un po' di più. Vedete? Tutti i bordi sono macchiati. Ed è il brutto delle cover bianche, perché comunque si rovinano molto più in fretta che le classiche cover di qualsiasi altro colore. Quindi non mi è piaciuta moltissimo, devo dire la verità. Ma soltanto per questo semplice fatto, però sul mio telefono sta molto bene. Io non ho l'iPhone 5, l'iPhone 4, l'iPhone 4, vabbè comunque. No, questa no. Un'altra cover, la terza cover che mi hanno regalato è stata questa cover qua. Come potete vedere non è per niente appariscente, cioè ha giusto due o tre brillantini qua e là, nulla di più. Vabbè, logicamente sto scherzando. È piena zeppa di brillantini, di strassini, che a me piacciono tantissimo. Io adoro anche portare alcune volte cose appariscenti, cioè non mi faccio problemi. Voglio fare una cosa, la faccio, cioè non mi pongo dicendomi tipo no, non mi vesto così perché posso sembrare così, cosa cos'era. Logicamente se vado in giro in intimo allora dico ok, sì, sono una svergognata, però nel senso se voglio portare qualcosa di appariscente non mi faccio alcun tipo di problema, non sono una persona che pensa molto ai giudizi della gente, cioè mi piace fare una cosa, piace a me, piace a tutti, basta, non mi interessa cosa pensano gli altri. Comunque stavo dicendo, questa qua è una cover con gli strassini, molto molto bella, molto appariscente, ma davvero di una luminosità fantastica. Costa circa 10 euro e me l'hanno portata dalla Liguria, quindi per chi fosse Liguria, non so di che parte della Liguria, però può trovare questa cover. E niente, all'interno appunto come avete potuto vedere è nero. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che qua si è rotto, perché a differenza delle altre, ad esempio questa, vedete? Non ha la parte dei tastini, proprio si è smontata. Infatti la cosa che mi piace molto esteticamente, perché questa parte qua mi piace tantissimo, ma la trovo davvero molto scomoda perché una volta messa sul telefono ci metti l'era di Noè, una fucilata per rimuoverla dal telefono. Infatti io ho dovuto quasi romperla, ce l'ho messa su due o tre volte e la terza volta è scassata. Fantastico. Infatti questa è un po' una cosa che mi è dispiaciuta. Però che ci vuoi fa? Non ci ho potuto fare niente, quindi me la tengo così com'è. E poi un'altra cosa è che, vabbè, i brillantini dopo un po' si staccano tutti. Quindi qui mi si sono staccati, come potete vedere. Vabbè, mi dispiace, però la trovo bellissima lo stesso. Anche qua il rosa c'è sempre. Altra cover che mi ha regalato, e questa qua penso che sia la più bella, ma più per la protezione del telefono. Mi piace anche esteticamente,
Però per la protezione del telefono è davvero fantastica. Io ve le straconsiglio queste cover qua. Ed è una cover sempre ad animaletto. Come potete vedere, è gigantesca questa. Stavolta questa qua è davvero grande, è davvero enorme, è davvero proprio robusta. Cioè, guardate qua. Qua è tutta gomma. E ha la particolarità di avere anche la copertura per quanto riguarda il tastino, cose che le altre cover, anche questa qua ad esempio, non ha, vedete? Non ha, si ferma solo al bordo del telefono, anche quelle rigide soprattutto, che non si fermano neanche al bordo. Ma questa qua addirittura copre anche il tastino, quindi io trovo che sia un'idea molto carina. E molto utile perché quando cade, essendo già in gomma, quindi copre. Aia, sì, mi sono fatta male. Copre il telefono, protegge il telefono molto bene. Avendo anche questa parte qua, lo protegge ancora di più. E io trovo che sia davvero un'idea molto, molto carina. Quindi quella è molto utile. Ultima cover è una cover dura stavolta. Carta all'infrangente rosa, anche questa, che mi è stata regalata da delle mie amiche. All'interno è argento e ha questo spazietto qua per far vedere la mela, il simbolo dell'Apple. È una semplice cover in plastica, dura. Cioè, semplice, classica e nulla, mi piace molto il colore, sapete, io amo il rosa, se non lo sapevate adesso lo sapete. E niente, trovo che stia molto bene sul mio telefono perché sul nero secondo me riflette ancora di più che sul bianco. Trovo che sul nero ci stia molto meglio che su magari su un iPhone bianco. Non lo so, poi parere personale. A me l'iPhone, devo essere sincera, piaceva di più bianco, ma c'era solo nero, quindi mi sono dovuta accontentare del nero. Però esteticamente mi piaceva di più bianco. Come cover io trovo che sia più carino nero. Poi sono bellissimi entrambi, voglio dire. Nulla di cui lamentarmi assolutamente, però questo telefono qua, questo iPhone qua, se mi si rompe prima di 3 anni lo fucilo perché nel senso, quello che l'ho pagato, vabbè, voglio dire, l'ho pagato neanche tanto, ma neanche poco, cioè, nel senso, l'ho pagato sui 300, quindi comunque almeno 2 anni deve durare perché meno di 2 anni nessun telefono, ma mi si è rotto, quindi mi gira le balle da matti se mi durasse meno di 2 anni. Comunque fatemi sapere se voi avete l'iPhone e se vi è durato tanto, se vi è durato poco. Non so, fatemi sapere voi. E consigliatemi magari qualche applicazione. Ecco, ad esempio io per YouTube, facendo i video con l'iPhone, questa qua sto usando YouTube Capture. Quindi chi ha per caso un iPhone e fa i video con gli iPhone o un iPad, penso che vada anche bene. Vi consiglio appunto questa applicazione. Penso che anche per Android ci sia, non lo so. Vado a vedere magari sul telefono di mia mamma che ha un Samsung S3 e vi faccio sapere al massimo se vi può interessare. Niente, queste qui erano tutte le mie cover per iPhone. Adesso ve le faccio vedere un po' tutte vicine vicine. Eccole qui. Queste qua sono tutte le mie cover per iPhone. Come vi ho già detto all'inizio, non ne ho tantissime, anzi ne ho poche, voglio dire. Ne ho presa, il mio telefono l'ho preso ad agosto e per il momento solo 5 cover perché magari io non sono una che ama spendere tanti soldi nelle cover. Cioè, se le trovo a 5 euro magari posso anche spenderli, ma se le trova un po' di più magari preferisco spenderli in vestiti piuttosto che magari in trucchi. Ma ognuna ha la sua passione, quindi non giudico le persone che spendono magari 40 euro per una cover del proprio telefono, assolutamente. Non voglio dire niente. Comunque, queste qui sono tutte le mie cover, stavo dicendo. Spero che il video vi sia piaciuto. A breve ci sarà il video dei promossi bocciati in collaborazione con Ilaria, che saluto. E anche il video sulla mia nuova postazione di smalto, ma mi sembra di averlo già detto. Che anche questo è un video richiesta. Poi, se avete qualche richiesta particolare da farmi, scrivetemi qua sotto, se no penso che farò video random, non lo so, adesso vedo. Niente, io direi che termino qua il mio video. Spero vi sia piaciuto. Link del mio blog giù nell'info box. E niente, ciao pasticce!